Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Un bravo contadino sa perfettamente che il seme deve essere di alta qualità se vuole avere un raccolto di alta qualità. Paolo inizia proprio con un'esortazione: non vi ingannate, non siate ingenui, non dimostrate leggerezza. Quello che seminerai, quello raccoglierai. Niente di più vero. Due semi completamente opposti, talmente diversi che il primo implode nel suo stesso terreno e il secondo esplode verso l'eternità. Ancora una volta, scegli, scegliamo oggi e domani. Buona giornata.